Vittoria di rigore per il Cesena che sbanca per 2-1 con due tiri dagli 11 metri l'Aragona di Vasto e grazie alla sconfitta del Matelica vede più vicino il traguardo della Serie C. Successo dei bianconeri maturato nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e che si era chiuso al 45esimo con il gol del momentaneo vantaggio abruzzese di Stivaletta. Polemiche roventi al 91esimo in casa abruzzese per il secondo rigore concesso ai romagnoli per un fallo commesso però fuori area. I biancorossi si presentano in campo forti di 3 vittorie consecutive e con la formazione che aveva violato il Fadini, panchina per Leonetti tornato dopo la squalifica. Squadra abruzzese in campo con il 5-3-1-1, romagnoli seguiti da 300 tifosi che rispondono con il 4-3-3, gran pubblico sugli spalti con quasi 1500 spettatori. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Nardecchia, scomparso di recente, fratello del dirigente aragonese Franco. Parte bene la squadra romagnola minacciosa al quarto con Biondini, che in area locale a 2 passi dalla porta di Patania manca il bersaglio grosso. Sin dalle prime battute i bianconeri fanno capire di voler fare la gara, ma i ragazzi del presidente Franco Bolamino stanno a guardare e al decimo è Stivaletta a trovare la deviazione di un giocatore romagnolo in corner. Gara giocata a viso aperto dalle due squadre con al 17esimo il tocco in area abruzzese di Tortori che manda la palla fuori di poco. Fa più possesso l'11 di Angelini che però trova quasi tutti gli spazi chiusi dai biancorossi di casa che si rivedono poi in avanti al 29esimo con Shiba che parte sul filo del fuorigioco andando poi a concludere dall'interno dell'area ospite debolmente fra le braccia di Agliardi. Con il lento trascorrere dei minuti si arriva così nel finale della prima frazione di gioco in cui accade l'incredibile con il retropassaggio scriteriato all'indietro di Munari e con Stivaletta che si avventa sul pallone andando poi a mettere la sfera alle spalle dell'incolpevole Agliardi. Esplode la gioia dei supporters di casa con l'incredulità di quelli romagnoli. Al 47esimo c'è poi un colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un corner ma Patania è attento. Ripresa che si apre al quarto con il pareggio ospite Frascaro di Firenze, vede un fallo in area abruzzese del portiere Patania su Valeri e indica il dischetto. Con Alessandro che non sbaglia per l'1-1 che carica gli ospiti di nuovo pericolosi al settimo con un tiro velenoso di Benassi deviato in angolo dal portiere vastese. Bianconeri trasformati che continuano ad attaccare e che al 12esimo arrivano ad un passo dal 2-1 con Biondini che in area trova la parata del portiere Patania. Al quarto d'ora Papagni gioca la carta Leonetti per Stivaletta con gli ospiti però padroni del campo che trovano il raddoppio sul rigore che non c'è al 25esimo con il fallo di Palumbo su Tortori che viene fuori area, ma con Frascaro che su indicazione del secondo assistente assegna il tiro dal dischetto e con Alessandro che è ancora una volta implacabile per il 2-1 Cesenate. Si scaldano gli animi in tribuna con qualche oggetto che arriva in campo dalla curva dei tifosi di casa e con la partita che in pratica finisce qui con i romagnoli che congelano il match e che al 91esimo vedono a questo punto la C un po' più vicina. Mister, avete accarezzato il sogno di battere il Cesena, poi questi due rigori hanno cambiato la storia di questa partita, non voglio metterla in difficoltà, però il secondo rigore è sembrato abbastanza dubbio, quantomeno dubbio. O meglio, mi soffermerei a quella che è stata la gara sino al primo rigore, sino alla, anche al secondo, se vogliamo, che sono stati intervallati da pochissimi minuti. Il primo tempo abbiamo affrontato sicuramente la squadra più forte del campionato, l'abbiamo messa in difficoltà con il nostro non possesso palla, siamo andati in ripartenza diverse volte, loro hanno sfiorato il gol subito all'inizio con Biondini se non sbaglio, e però poi è stata una partita piuttosto equilibrata con la nostra attenzione come dicevo prima nella fase di non possesso, ma non rinunciavamo mai a ripartire e poi siamo riusciti a fare quel gol per quella disattenzione un po' loro difensiva. È stato bravissimo ancora una volta Cristian Stivaletta e di lì in fondo pensavamo di vivere un secondo tempo diverso e poi ci sono stati questi due calci di rigore che hanno un po' sicuramente spostato gli equilibri soprattutto sotto il profilo psicologico perché la nostra è una squadra comunque inesperta rispetto alla loro e anche la gestione di questi momenti è fondamentale. Credo che ai ragazzi gli vada fatto un monumento e per la reazione che hanno avuto, per tutto quello che è andato in campo, al di là degli episodi che non voglio commentare perché non li ho visti io dalla panchina, e
però c'è stata una reazione, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo messo la Vastese in grosse difficoltà. Dopo il gol che gli avevamo regalato abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Questi ragazzi è un anno che stanno facendo delle cose incredibili e si meritano tutto quello che è successo oggi. Angelini, lei ha detto che non vuole commentare gli episodi, però il secondo rigore rivisto alle immagini televisive non c'era, il fallo era stato commesso almeno un metro fuori dall'area. Guardate che io vi capisco. Lei non lo ha visto, no, però. Io non l'ho visto. I suoi ragazzi cosa le hanno detto? Ah, niente, l'ha dato il guardialine, l'arbitro non aveva dato rigore, il guardialine era in linea e ha dato rigore. Noi non potevamo sapere se era dentro, se era fuori. A noi ci è capitato tante volte di rivedere le immagini, anche a Campobasso ci hanno dato un gol per fuorigioco, era due metri dietro. Purtroppo sono cose che capitano, succedono, anche gli arbitri possono sbagliare. Dispiace perché chi subisce queste cose si arrabbia e quindi io non ci posso fare niente. Quest'anno purtroppo no, io vi posso garantire che favori arbitrali non ne abbiamo avuti quest'anno.